Altro annuncio importante che volevo fare: da lunedì prossimo partirà una nuova serie che porterò sul canale a cadenza settimanale. Ogni lunedì un nuovo episodio. Di cosa si tratta? Avete mai sentito parlare dei Libri Game, i famosi libri in cui il protagonista è il lettore che si trova davanti a delle scelte? In base a queste scelte si possono prendere direzioni diverse e in base alle direzioni la storia cambia. O meglio, le storie hanno una struttura abbastanza lineare, cioè il punto di inizio e il punto di arrivo. Per arrivare al punto di arrivo, io posso prendere questa strada, oppure posso prendere questa, e poi questa, poi questa, 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 e questa, arrivare lì, oppure prendere quest'altra strada, poi arrivare qua, poi magari qui, poi intrecciarmi con quelle dell'altra parte, qua. E, insomma, con questa spiegazione bellissima, spero che abbiate capito il concetto dei libri game. Inoltre, sono stati dei libri che per molti versi hanno cercato di introdurre anche i ragazzi più piccoli al concetto di gioco di ruolo, perché il personaggio protagonista, che è rappresentato dal lettore, infatti il libro dà del tu a chi lo legge, possiede una scheda personaggio con tanto di caratteristiche numeriche, forza, velocità. Esistono tantissime serie di libri game che hanno spopolato negli anni 80-90 che abbracciano tantissimi generi. Io ho scelto insieme alla community di libro game, credo più grande d'Italia, rappresentata dal gruppo Facebook Libro Games Land tramite un sondaggio. La serie è chiamata I Guerrieri della Strada, scritta da Joe Dever, che è anche il padre, l'autore della serie di libro game forse più famosa in assoluto, che è Lupo Solitario. I Guerrieri della Strada è una serie fortemente debitrice da Mad Max, l'ambientazione post-apocalittica in cui i sopravvissuti a una devastazione di guerre nucleari che hanno colpito la Terra cercano di sopravvivere, ovviamente, nell'anarchia più totale. Come funzioneranno gli autoracconti che io porterò ogni settimana? Ho deciso di applicare questo format. Le puntate dureranno all'incirca una mezz'oretta, minuto più, minuto meno. Ogni settimana io finirò la puntata con una scelta. Il protagonista può fare una cosa o può farne un'altra. A volte le scelte potrebbero essere anche più di due. Tramite i commenti che mi lascerete sotto il video, io sceglierò la strada che il protagonista prenderà nella settimana successiva. Quindi avrete una settimana di tempo per decidere cosa far fare al protagonista. In base a quello la storia cambierà. I Guerrieri della Strada è una saga composta da quattro volumi. E ho pensato che fosse carino portarla nel canale come se fosse una serie TV di quattro stagioni. Spero che sia un'idea che possiate trovare gradita. A me piace molto l'idea, per diverse ragioni. Una su tutte, unisce due mie passioni: la lettura ad alta voce e la passione che ho per i libri game, che adoro. Ne ho circa una cinquantina in casa e molti non li ho neanche letti. Si crea una sinergia fra di noi, perché io leggo, voi decidete cosa far fare al protagonista, e tramite questa sinergia si crea una storia insieme. Spero tanto che possa divertirvi questo nuovo progetto, a me sicuramente divertirà tanto leggerlo. Non dovessero arrivare commenti o dovessero essere in parità, allora a quel punto deciderò io. Quindi spero che ci sia tanta collaborazione da parte di chi mi ascolta per fare in modo che non sia una cosa decisa da me. Ma nel caso, nessun problema. Mi divertirò lo stesso a narrarvi la storia di questo protagonista che affronterà varie peripezie per sopravvivere in questo mondo devastato, che tra l'altro è il 2020.